Ciao, eccomi super spettinato per farvi vedere una cosina molto interessante. Quello qua dietro è il mio Speed Freak, uno dei miei giochi preferiti, e oggi vi faccio vedere un po' come veniva controllato, quindi come è fatto il cambio e come è fatto anche il volante. È detto un po' il gioco della mucca perché a bordo strada compaiono delle diverse figure e a volte c'è anche una mucca che fa veramente molto ridere. Però vabbè, proviamo a vedere, eccola lì la nostra mucca. Comunque, proviamo a giocare. Qui abbiamo un cambio a 4 marce, non ci sono click, è molto fluido come cambio, però è vincolato ovviamente a rimanere nei 4 angoli. Una volta che premiamo l'acceleratore, cominciamo a muoverci. Vedete che è veramente complesso perché sono in seconda e va già, non dico velocissimo, ma quasi. Poi io sto anche riprendendo, quindi è un po' difficile. Adesso facciamocela un po' in prima. Sopra passa anche un aeroplano, si muove veramente in maniera molto fluida ma anche esagerata. Ecco un cactus, abbiamo una macchina, ecco qua, facciamo un frontale, eccolo, abbiamo tutti i pezzi che schizzano per aria. Guardiamo dietro, c'è il classico monitor vettoriale Cinematronics Vector Beam. Questo gioco è esplicitamente Vector Beam, per cui Cinematronics non compare, però era lo stesso televisore utilizzato da tutte e due le aziende. Allora, qui abbiamo la scheda di gioco con la scheda audio, qui abbiamo il gruppo di alimentazione e andiamo a vedere i controlli. Ecco qui, questo qui è il nostro cambio che abbiamo visto prima. Vedete, non ci sono degli switch, ma questa punta ha una calamita, tra l'altro qua si può vedere, e quando si avvicina ai 4 angoli va a far scattare dei relay read che automaticamente danno l'impulso. Ok, quindi è una roba molto molto strana. I relay sono queste piccole ampolle che, una volta che vengono caricate magneticamente, fanno il contatto all'interno. Ora qui è talmente microscopica la cosa che non si vede, però vi assicuro che funziona in questo modo. Quindi non c'è un vero contatto fisico, non è possibile l'ossidazione e funzionano così anche i tasti della Cinematronics. Il volante, eccolo, quindi abbiamo sempre il fotoaccoppiatore simile a quello di un mouse e poi abbiamo i decoder di fianco. Bene, dai, pillolina giusto per gradire.